Manila. Aiuto. Siamo a Trigianello, la sede di un birrificio ormai storico in Puglia, Biranova. Manila, tu che ti occupi di enogastronomia, insomma di birre artigianali ormai da tanti anni, com'è stato il tuo incontro, il tuo primo incontro con la birra? Te lo ricordi? Personalmente eri un po' piccola, mi sa. Sì, ero molto piccola. Personalmente non me lo ricordo, ma mi è stato raccontato tante volte da mia madre, perché avevo solamente 2 anni e per copiare mio padre ho chiesto anch'io in un bar la birra. E quando ho iniziato a piangere, mio padre ha deciso di farmela assaggiare davvero. Sospetto forse un industriale, però è stato un primo impatto. E poi però, insomma, negli anni è cresciuta il tuo interesse, insomma, diciamo intorno ai 20 anni hai cominciato a studiare cercando di capire cosa c'era dietro questo prodotto. Sì, intorno ai 20 anni, dopo una brutta esperienza, diciamo così, col rapporto con il cibo e il beverage, ho deciso di approfondire questi argomenti e ho iniziato a studiare per passione la birra. Poi tra l'altro quelli erano i tempi in cui iniziava a nascere la birra artigianale in Italia con Baladen, e successivamente è arrivato il birrificio Svevo in Puglia, e quindi ho iniziato a scoprire anche la birra artigianale. E poi ho iniziato a degustare un po' di tutto. Beh, adesso però diciamo la tua attività si è concentrata tanto nell'enogastronomia, sulla birra artigianale, insomma collabori con una serie di associazioni, collabori anche con Slow Food, quindi la tua attività ormai è a tempo pieno su questo tipo di mondo. Eh sì, sono riuscita a conciliare una grande passione anche con il lavoro. Devo dire che sono fortunata, anche se poi lavoro sempre. Lavori sempre. La birra artigianale per te che cosa è? Che cosa deve essere soprattutto? Deve dare un'emozione, deve raccontare una storia. Ci deve essere la storia del birraio, la storia del birrificio, la storia anche delle materie prime che ha utilizzato. È questo che mi piace nella birra, perché è ancora viva e quindi mi racconta sempre tante storie. Tu sei una dei 50 diciamo giudici del concorso, se possiamo definirlo tale, il birraio dell'anno. Ogni anno ovviamente sei chiamata a dare il tuo contributo per indicare quale potrebbe essere il birraio dell'anno. Nel tuo giudizio, che ovviamente non voglio rivelare, cosa ci metti? Qual è il tuo contributo? Cosa rappresenta per te un birraio? Allora, prima di tutto io cito sempre un birraio del sud, perché ritengo che il sud brassicolo abbia tantissimo da raccontare e che sia poco valorizzato in questo momento, anche per una questione di distanza dai centri nevralgici della birra, quindi Roma, ancor di più Milano. E poi voto sempre birrai che hanno una loro filosofia, che perseguono un obiettivo e che spesso lo raggiungono. Cosa deve fare secondo te la birra artigianale in Italia per avere il successo che merita? Deve continuare a lottare, perché questo è un momento difficile in cui si trova a dover affrontare tanti problemi, sia a livello di legge. Non esiste una legge che tutela la birra artigianale, anzi, con le accise che aumentano ci sono sempre più problemi per i birrai artigianali. Deve lottare con una tradizione come quella del vino. Purtroppo il consumatore medio italiano preferisce il vino alla birra. Non deve demordere e deve continuare a dare il proprio messaggio, a produrre prodotti in grado di essere, di rappresentare qualcosa. Il futuro secondo te della birra artigianale è nella commistione verso il vino o verso un prodotto che sia autorevole, autoreferenziale, comunque che diciamo ponga l'accento sul prodotto genuino che nasce con determinati ingredienti, oppure deve portarsi verso una sperimentazione con delle spezie, con degli altri prodotti che la caratterizzano ulteriormente? Beh, la birra artigianale in Italia è fatta di creatività, perché forse il fatto che non abbiamo una storia e una cultura radicata nei secoli fa in modo che i nostri birrai possano metterci dentro la loro personalità e la loro creatività, ed è questo il punto di forza, e su questo deve mirare la birra, non diventare un competitor del vino, bensì viaggiare parallela con il vino e dimostrare di essere capace di dare tanto e anche di più in alcuni casi. Qual è un consiglio che vorresti dare ai produttori artigianali italiani?
L'ho detto anche prima, non perdete le speranze anche nei momenti di crisi, perché c'è tanta gente che adesso si sta avvicinando al mondo della birra, che sta capendo la cultura della birra e sono quelle persone che faranno in modo che la birra potrà ancora crescere. E nel giornalismo enogastronomico, la birra secondo te come è vista in questo momento? In questo momento è solamente una moda, purtroppo, aggiungo, però ritengo che, cioè, io sono fiduciosa perché vedo tantissime potenzialità e perché vedo tanti appassionati che faranno in modo di non far diventare questo prodotto veramente esclusivamente una moda, ma farlo restare qualcosa di importante. Beh, facciamo un brindisi al 2014 con la birra che stai per bere, che è una? Questa è una Primatia con il cotto di fichi di birra nuova. E allora un bel brindisi e in bocca al lupo per il 2014. Alla salute!